Pace bene, bentornati. Oggi 26 agosto noi ricordiamo Sant'Alessandro. Ascoltiamo. Alessandro è vissuto a cavallo tra III e IV secolo. Dopo essere stato comandante della legione Tebea, utilizzata prevalentemente in Oriente, è trasferito in Occidente. Gli viene ordinato di ricercare i cristiani, contro i quali è in atto una persecuzione. Di fronte al suo rifiuto e di alcuni compagni, segue una rappresaglia nei confronti dei traditori, da cui riesce a salvarsi. Scappa a Milano, dove però è riconosciuto e incarcerato. Grazie a San Fedele, che ne organizza la fuga, si rifugia a Como e infine arriva a Bergamo. Qui, nascondendosi, inizia la sua opera di predicazione e conversione di molti cittadini, ma nel 303 viene nuovamente scoperto e catturato. Condannato alla decapitazione, muore il 26 agosto. Sant'Alessandro è il patrono di Bergamo. La sua storia è una storia di fughe continue, prigionie, perché sotto le persecuzioni purtroppo ai cristiani avveniva così. Che cosa accade però una volta? Che a un certo punto lui, predicando e continuando, perché succedeva così, lui veniva imprigionato, poi in un modo o nell'altro riusciva a spuntarla, però lui continuava la sua predicazione, non era arrestato, finché poi a un certo punto è avvenuto anche per lui quello che è stato il martirio. Che cosa ci ricorda questa storia? È il fatto che a volte quando testimoniamo Cristo andiamo incontro a delle persecuzioni, anche nel Vangelo c'è scritto questo. La morte forse non è ciò che ci attende, però qualche piccolo fastidio dobbiamo aspettarcelo, è normale che avvenga. Che cosa facciamo? Ci fermiamo al primo scoraggiamento? Al secondo? Al terzo? No. Fino alla fine, come ci ispira Alessandro, nonostante le sue sono state prigionie, ma nonostante i fastidi che a noi possono arrivare, che cosa dobbiamo fare? Ecco, è meglio che continuiamo sempre a testimoniare la verità per il bene degli altri e per il bene della nostra anima. Allora, affinché non siamo scoraggiati mai dalle cose fastidiose che ci possono accadere per l'essere cristiani, oggi noi ci affidiamo appunto a Sant'Alessandro e lo invochiamo. Prega per noi.